E attraverso il buco, poi comunque fino al 91 ho saputo da chi abita, ma quella che è qui presente, ringrazio, che chi abita in un edificio che è da poco, c'è stato comunque l'evento, la chiesa era già pronta, è ancora pronta per essere usata, soltanto che come sempre se di natura privata ormai non c'era più interesse per tenere in piedi. Questo è l'edificio che vi dicevo, il castello medievale di Maconago, qui abbiamo il proprietario che è venuto gentilmente a trovare. Questo è un bellissimo castello di epoca appunto trecentesca, probabilmente voluto dai Pusterma, perché credo che c'è lo stemma dai Pusterma sulla facciata. All'interno ha un bellissimo giardino e nel suo interno proprio dell'edificio ci sono questi sotterranei con volta a botte e nelle altre sale ci sono camini, altri arredi cinquecenteschi e così via, quindi è molto grazioso. Esatto, attualmente viene usato per matrimoni, perché insomma, per varie occasioni di questo tipo, quindi è sicuramente un riutilizzo intelligente di un palazzo molto bello e vale la pena proprio di vederlo anche soltanto da di fuori, ma poi potete anche per carità andarlo a visitare almeno per essere più interessati a vederlo. Il giardino davanti è sempre di un'altra proprietà. Sì, e dunque il giardino è in parte di proprietà dei signori che lo occupano e una striscia è di proprietà di Cristo. Una striscia trasversale, una sorta tipica della nostra urbanistica e del nostro comune, e tra le altre cose sono che i proprietari hanno cercato di acquistare da Ligresti, ma non ci sono riusciti. Adesso forse, non lo so se in queste condizioni farà ancora storia, ma se poi tanto al posto di Ligresti vanno le banche creditrici, non so se la situazione si risolve o se si complica ulteriormente. Quindi voi sapete bene che la situazione è molto complicata in questo momento, proprio perché le proprietà sono tante, ma ci sono tanti creditori anche, quindi ovviamente non sarà una situazione semplice. Io spero soprattutto che per il momento almeno riescano a restare dentro tranquillamente senza avere la rottura del giardino di casa e che poi magari appena possibile riescano a acquistare questa striscia, perché è una striscia, adesso non ricordo se è data 3 metri o 4 metri o qualcosa del genere, quindi proprio una cosa molto, molto limitata che non ha poi nessun senso, perché cosa vuol dire avere un giardino che è tanto circondato da un muro, non puoi neanche entrarci, per entrarci dovresti con la rottura del muro, una situazione veramente più da libri di Kafka che non da logica. Bene,